Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Celebriamo l'Eucaristia nella quale, per la prima volta in questa cattedrale, l'Arcivescovo benedirà il Crisma, l'olio dei catecumeni e degli infermi, che saranno inviati in ciascuna delle comunità della diocesi, perché la vita di Cristo si diffonda con rinnovato vigore. Nella messa del Crisma, il clero ambrosiano esprime la gioiosa consapevolezza che ogni singolo prete e diacono, nell'esercizio del proprio ministero, vive ed opera in comunione con i fratelli e soprattutto con il proprio vescovo, dal quale ha ricevuto il mandato e del quale rende presente la cura pastorale e lo zelo apostolico. Preghiamo. O Dio, che hai consacrato il tuo unico Figlio con la misteriosa unzione dello Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi partecipi della sua consacrazione di essere nel mondo testimoni della sua opera di salvezza. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Isaia. In quei giorni Isaia disse: «Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Vi nutrirete delle ricchezze delle nazioni, vi vanterete dei loro beni. Perché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta dal Signore». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò senza fine la bontà del Signore. Canterò senza fine la bontà del Signore. Ho trovato Davide.
servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Lettura apostolica ci illumini e giovi a salvezza. Lettera agli Ebrei. Fratelli, ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore se non chi è chiamato da Dio come Aronne. Nello stesso modo, Cristo non attribuì a sé la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì, come è detto in un altro passo, «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec». Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Re di eterna gloria. Gloria a te, oh Cristo, Re di eterna gloria. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Gloria a te, Cristo, Re di eterna gloria. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri.
Spirito del Signore Dio è su di me. Mi ha mandato a proclamare l'annunzio di grazia del Signore. Gloria a te, oh Cristo, Re di eterna gloria. Lode, lode a te, oh Cristo, Re di eterna gloria. Lode, lode a te, oh Cristo, benedicimi, Padre. Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore Gesù venne a Nazaret dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me». Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Signore Dio è su di me, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri.
sic ec dies festa nobis. Questo sia per noi carissimi un giorno di festa. Così canteremo tra poco con l'inno O Redemptor Sume Carmen. Mentre verranno portati insieme al pane e al vino i vasi che contengono gli oli. Nell'odierno sacrificio eucaristico, in cui si innesta la benedizione del Crisma, facciamo così memoria del dono di essere costituiti come popolo sacerdotale, come famiglia dei figli di Dio. L'oracolo del profeta Isaia ha descritto i tratti essenziali dell'opera del Messia, opera di salvezza, di liberazione integrale, che Gesù porterà a compimento in modo definitivo. È decisivo sottolineare, con riferimento agli eventi che precedono l'episodio narrato dal Vangelo, come lo Spirito Santo ne sia il protagonista. Con delicati tratti, l'Evangelista Luca ci indica che durante il battesimo lo Spirito è disceso sopra di lui in forma corporea, come una colomba. Insiste Luca, l'ha poi guidato nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. E ancora Gesù ritorna in Galilea con la potenza dello Spirito. Quindi Gesù è abilitato alla sua missione dall'unzione dello Spirito da parte di Dio. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, ci ha detto la lettura di Isaia. Nessuno, infatti, si invia da sé. E l'Epistola ci dice che il Figlio non attribuì a se stesso la gloria del sommo sacerdote. Osserva in proposito il grande Ireneo: è per questo motivo che questo Spirito è disceso sul Figlio di Dio, divenuto Figlio dell'uomo. Qual è il motivo? Là, insieme con Lui, si abituò il Figlio di Dio, attraverso lo Spirito, ad abitare nel genere umano, a riposare sugli uomini, a risiedere nell'opera modellata da Dio, operando in costoro, cioè in noi, l'opera del Padre e così rinnovandoli. Nello Spirito quindi Gesù realizza l'opera di consolazione e di liberazione dei poveri e degli afflitti di cui c'è sempre bisogno. Sulla scorta dell'anno giubilare, l'anno di grazia, viene annunciata come realtà presente la redenzione degli uomini, il cui frutto è un popolo nuovo, dice la lettura di Isaia, la stirpe benedetta dal Signore. Un popolo quindi di consacrati nello Spirito, che annuncerà la salvezza a tutti gli altri popoli. Un popolo di consacrati, infatti veniamo unti con il Santo Crisma e con l'olio dei catecumeni, un popolo chiamato a diffondere nel mondo il buon profumo di Cristo dopo la comunione. Questo popolo è oggi qui presente nella Chiesa Cattedrale, ad espressione di tutto il popolo dei battezzati che abita la nostra grande diocesi, per testimoniare che la Santa Messa Crismale è espressione singolarmente efficace della vita della Chiesa particolare. Per descrivere l'identità di questo nuovo popolo sacerdotale, il vocabolario biblico
e quello liturgico dell'odierna celebrazione fa riferimento in modo articolato al lessico familiare. Siamo fatti degni dell'adozione ai figli, benedizione dell'olio dei catecumeni, per questo possiamo invocare il Signore dicendo tu sei mio padre, il Salmo, siamo figli in forza dell'opera del sommo sacerdote che si è sentito dal padre, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. I ministri ordinati inoltre sono chiamati a vivere lasciandosi guidare non da interessi umani ma dall'amore per i loro fratelli, e nel nome di Cristo rinnovano il sacrificio della croce e preparano per i tuoi figli la cena pasquale, il prefazio. Il frutto quindi della Pasqua del Signore, perennemente presente nel dono trinitario dell'Eucaristia, è una nuova parentela, più potente della parentela della carne e del sangue. È la famiglia della Chiesa. Cosa possiamo ricavare dal ricorso insistente al vocabolario nuziale per dire chi è la Chiesa? La liturgia ambrosiana della Settimana Santa esprime in modo singolare il rapporto tra Cristo sposo e la Chiesa sposa. Nel quadro del settimo incontro mondiale della famiglia, che ci vede impegnati come Chiesa diocesana a servizio della comunione universale delle Chiese convocate qui a Milano dal successore di Pietro, è opportuno oggi sottolineare l'efficacia del ricorso all'esperienza familiare per meglio comprendere la Chiesa stessa, e viceversa ovviamente. Nell'esperienza della famiglia impariamo fin da bambini, quasi per osmosi, i cardini fondamentali dell'esistenza. Quanto sia bene l'essere nati, la fecondità della differenza, espressa dalla comunione tra il marito e la moglie, tra il padre e la madre, il dono dell'essere amati per primi, e cioè gratuitamente, senza ancora averlo potuto meritare. Non è questa la più elementare espressione di quella stima a priori che non dobbiamo cessare di perseguire come uno dei tratti imprescindibili della stessa vita ecclesiale? Ancora in famiglia impariamo la vita come compito e quindi come responsabilità, così come ci viene proposta dal rapporto autorevole con i genitori. Ancora incontriamo la grazia della tradizione che ci radica nella storia attraverso la catena delle generazioni e ci permette di affrontare sereni il futuro. Ognuno di noi ha assimilato con il latte materno questi fondamentali. Li ritroviamo compiuti in modo definitivo nella santa persona e nella vita di Gesù, permanentemente offerti nel suo dono eucaristico. Nella sua consegna al Padre, Gesù si dona nuzialmente alla Chiesa, traendola come sposa dal suo costato trafitto. L'Eucaristia, dice Benedetto XVI, è Cristo che si dona a noi, edificandoci continuamente come suo corpo, così che anche noi in ogni celebrazione confessiamo il primato del dono di Cristo. L'influsso causale, insiste il Papa nella Sacramentum Caritatis, dell'Eucaristia all'origine della Chiesa rivela in definitiva la precedenza non solo cronologica, ma anche ontologica del suo averci amati per primo. Egli è per l'eternità colui che ci ama per primo. Cristo sposo della Chiesa sposa ci ama sempre per primo.
si comprende meglio in questo modo perché la Chiesa latina abbia identificato come particolarmente adeguato il dono virginale del celibato come uno degli elementi che caratterizzano la sua scelta dei ministri ordinati. Dall'Eucaristia, che è traditio fidei per eccellenza, nasce la missione, l'andare nel nome di Cristo per le strade del mondo ad annunciare la salvezza a tutti i nostri fratelli uomini, nessuno escluso, cominciando, come ci ha detto il profeta, dai miseri. Questa categoria comprende veramente tutti, a partire da quelli che sono nella tragica miseria materiale fino a quanti, pur essendo materialmente ricchi, sperimentano altre, magari più intricate forme di miseria. E per noi uomini un po' impagliati dell'Occidente ricco, la missione assume i tratti della nuova evangelizzazione. Essa deve guidare tutta la nostra azione pastorale. In particolare, lo scopo missionario della nuova evangelizzazione dovrà essere per noi il criterio per una equilibrata applicazione delle assai impegnative e coraggiose scelte che stanno interessando da qualche anno la nostra Chiesa ambrosiana, dalla riforma liturgica alle comunità pastorali, dalla prassi dell'iniziazione cristiana alla necessaria formazione permanente del clero, a cominciare dai neoordinati. Famiglia, Eucaristia, Chiesa sono così realtà inseparabili e in questo intreccio acquista piena luce la missione propria e specifica del sacerdozio ordinato. L'abbraccio che da qui si può dare a tutti voi riempie di commozione, perché dietro il volto di ciascuno sta lo zelo non privo di tante fatiche e sofferenze, lo zelo della vostra dedizione, la coscienza vostra di essere stati presi a servizio da questo dono straordinario del sacerdozio ordinato per il bene di tutti gli uomini. Nel prefazio diremo tra poco: egli, acquistando con il sangue un popolo nuovo, gli concede l'onore del sacerdozio regale e, imponendo le mani a alcuni prescelti, li rende partecipi del suo ministero di salvezza. Nel suo nome essi rinnovano il sacrificio della croce e preparano ai tuoi figli la cena pasquale. Come servi premurosi del tuo popolo, spezzano il pane della parola e offrono la grazia dei sacramenti, con la vita spesa per te a redenzione dei fratelli. Con la vita spesa per te a redenzione dei fratelli, seguendo da vicino l'esempio del loro maestro, danno testimonianza di fede e di amore. Il ministero ordinato esiste come garanzia sacramentale donata alla Chiesa dallo Spirito del Risorto, perché essa lasci trasparire indefettibilmente sul suo volto Cristo, luce delle genti, lungo tutto il tempo del suo pellegrinare. L'incontro mondiale delle famiglie sia pertanto l'occasione per riscoprire la circolarità tra gli stati di vita nella Chiesa e in modo particolare il rapporto tra le famiglie e i ministri ordinati per il bene di tutto il popolo cristiano. Carissimi fratelli, questo sia veramente per noi un giorno di festa. Queste nostre parole, questo nostro bellissimo canto, non nasce dall'ingenuità di chi non si rende conto della gravità del momento storico che stiamo vivendo.
dinanzi ai pesanti bisogni, alle tante sofferenze che ci circondano e che voi toccate con mano tutti i giorni, non avremmo diritto di ripetere queste parole, sia per noi un giorno di festa, se non potessimo dire a tutti la sorgente da cui scaturisce permanentemente la nostra letizia. Una letizia che, come dice Paolo, regge anche nel dolore, e per questo una letizia possibile per tutti. La preghiera di benedizione del Santo Crisma ci aiuta a identificare bene la fonte di questa letizia. Essa è un dono, anzi è il dono dello Spirito Santo su di noi. Il Padre, dirà la preghiera, ha effuso l'olio di esultanza sul suo Figlio unigenito e ci ha voluti figli nel Figlio, facendo splendere di gioia il nostro volto, insiste la preghiera, facendo riapparire sul volto dell'uomo la sua luce gioiosa. Questo è il dono della Pasqua che ci apprestiamo a celebrare in questi santi giorni, il dono del battesimo, della confermazione, dell'inestimabile sacramento dell'Eucaristia, il prezioso sacramento dell'ordine. Carissimi vescovi, sacerdoti e diaconi, impone a noi in modo speciale di custodire e di promuovere questo dono ogni giorno in tutte le nostre comunità, in tutte le nostre parrocchie, nelle comunità pastorali, nei decanati, in tutte le aggregazioni di fedeli, in tutti gli ambienti dell'umana esistenza. A tutti i membri del nostro popolo santo e a tutti coloro che abitano la nostra terra, di qualunque fede o che si dicono impossibilitati a credere, vi prego di trasmettere l'augurio pasquale che faccio anzitutto a voi con cuore pieno di gratitudine. Amen.
figli carissimi, nell'annuale commemorazione del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, volete rinnovare le promesse che al momento dell'ordinazione avete fatto davanti al vostro Vescovo e al popolo santo di Dio? Lo voglio. Volete unirvi intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunziando a voi stessi e confermando i sacri impegni che, spinti dall'amore di Cristo, avete assunto liberamente verso la sua Chiesa? Lo voglio. Volete essere fedeli dispensatori dei misteri di Dio per mezzo della Santa Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere il ministero della parola di salvezza sull'esempio del Cristo capo e pastore, lasciandovi guidare non da interessi umani ma dall'amore per i vostri fratelli? Lo voglio. E voi, figli carissimi, pregate per i vostri sacerdoti, che il Signore fonda su loro l'abbondanza dei suoi doni, perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducano a Lui, unica fonte di salvezza. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. E pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia umile persona e tra voi diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica di Cristo sacerdote, buon pastore, maestro e servo di tutti. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna. Amen. Concedi, o Dio onnipotente, che una degna celebrazione di questo rito ci ottenga i rimedi necessari alla fragilità umana e ci doni di usarli con viva fede a nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Sia pace tra voi. Le offerte raccolte in questa celebrazione, su espressa indicazione del Cardinale Arcivescovo, saranno devolute, quale segno di una rinnovata fraternità sacerdotale, a sostegno della Fondazione Opera Aiuto Fraterno, per la cura dei sacerdoti anziani o malati. Smart.
Olio dei catecumeni. Olio del crisma. Olio del crisma. Amen.
O Dio di misericordia, la forza mirabile di questo sacrificio tolga da noi tutto ciò che è vecchio e corrotto e ci faccia crescere come nuove creature, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Vescovo consacra il Crisma. Su questo unguento d'olio, misto a sostanze aromatiche, viene ora invocata la forza dello Spirito Santo, perché si manifesti e si attui nella Chiesa la realtà sacramentale del battesimo, della confermazione e dell'ordine sacro. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. O Dio, fonte prima di ogni vita e autore di ogni crescita nello Spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del Crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa risplendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunciò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche quando, distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che lui, tuo figlio unigenito, che in lui, tuo figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio di esultanza profeticamente cantato da Davide. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio, dono della tua provvidenza, impregnalo della forza del tuo spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato Crisma, l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli, rinnovati nel lavacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi da ogni nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del tuo amore e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna
e commensali al banchetto della tua gloria per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo, sostenuti dalla tua potenza assumano con generosità gli impegni della vita cristiana, fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta celebrarti, o Padre, ed esaltare il disegno della tua infinita misericordia. Con l'unzione dello Spirito hai costituito il Figlio tuo unigenito, pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli, acquistando con il sangue un popolo nuovo, gli concede l'onore del sacerdozio regale, e imponendo le mani ad alcuni prescelti, li rende partecipi del ministero di salvezza. Nel suo nome essi rinnovano il sacrificio della croce e preparano ai tuoi figli la cena pasquale. Come servi premurosi del tuo popolo, spezzano il pane della parola e offrono la grazia dei sacramenti. Con la vita spesa per te a redenzione dei fratelli, seguendo da vicino l'esempio del loro maestro, danno testimonianza di fede e di amore. Per questo dono ineffabile, insieme con gli angeli eleviamo a te, o Padre, unico Dio col Figlio, con lo Spirito Santo, l'inno della triplice lode. Oh,
Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra con il tuo servo, il nostro Papa Benedetto, con me indegno tuo servo, i vescovi, i miei collaboratori e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa agli apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo ed anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode ed innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Sant'Ambrogio e tutti i Santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Padre, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, con la potenza della tua benedizione, questa offerta che noi eleviamo alla tua bontà paterna, e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Alla vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Cena allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte
annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Per questo, Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della passione, della mirabile risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina tra i doni che ci hai dato la vittima pura, santa e immacolata, il pane santo della vita eterna e il calice dell'eterna salvezza. Tu che hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote, volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, a che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo a questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e di ogni benedizione. Ricordati, o Padre, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto nel segno della fede e dormono il sonno della pace. A loro, o Padre, e a tutti quelli che riposano in Cristo, dona la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri, ultimi e peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Dio, di avere parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni il Battista e Giovanni l'Apostolo, Stefano, Barnaba, Agnese e Tecla, e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Il Vescovo benedice l'olio degli infermi. Su questo olio fluente, egli invoca lo Spirito Santo, perché l'unzione che i presbiteri faranno con fede sulla fronte e sulle mani degli infermi rechi loro, nella prova della malattia, la sua grazia e la sua consolazione, il sollievo nel corpo e la santità nello spirito. O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede. Manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi
la tua santa benedizione, perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, per il quale tuo Dio crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene per accrescere la nostra fede e liberarci dai nostri peccati. Cristo, per Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, ogni magnificenza, ogni gloriosa lode, ogni sovranità su noi e sul mondo, nell'unità dello Spirito Santo, per gli infiniti secoli. Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo Signore.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, il nostro Dio, di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Andiamo, annunciamo la gioia del regno, sole per l'umanità. Risplenda la nostra luce. Beato chi ama il suo nome. Andiamo, annunciamo la certa speranza, vita per l'eternità. Risplenda la vostra luce da Padre dei cieli, amate i vostri fratelli. Andiamo, annunciamo l'amore di Dio, dono per l'umanità. Risplenda la vostra luce da mangiate il mio corpo, prendete, bevete il mio sangue. Andiamo, annunciamo la nuova alleanza, pegno di immortalità. Risplenda la vostra luce da servi
amici, restate per sempre nel mio amore. Andiamo, annunciamo l'amore del Figlio, grazia per l'umanità. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, vedano sempre le vostre opere buone. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, rendano gloria al Padre vostro nei cieli. Io sono con voi ogni giorno, portate il Vangelo ad ogni uomo. Andiamo, annunciamo il Dio fedele, gioia per l'umanità. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, vedano sempre le vostre opere buone. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, vedano gloria al Padre vostro.
Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Tua volontà furono create, per il tuo volere sussistono. Aprirne i sigilli. Gloria a te, Agnello Immolato, a te potenza e onore nei secoli. Perché sei stato immolato, hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. Fu immolato e degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione.
Preghiamo. Concedi, o Dio forte e buono, che nutriti e rinnovati dai santi misteri, diffondiamo nel mondo il buon profumo di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli carissimi, da Cristo Maestro e Sacerdote, Pastore, siamo stati chiamati all'ordine del presbiterato. In questa celebrazione eucaristica abbiamo voluto rinnovare il nostro impegno a vivere in maniera più degna la vocazione ricevuta. Abbiamo inoltre benedetto il crisma, l'olio dei catecumeni e degli infermi, per sottolineare il mistero della Chiesa come sacramento di Cristo, che santifica ogni realtà e situazione della vita. A voi, vescovi e sacerdoti, sono ora affidati perché attraverso il vostro ministero la grazia divina fluisca nelle anime, apportatrice di forza e di vita. Rispettate, venerate, conservate con cura particolare questi oli, segni della grazia di Dio, le persone, i luoghi e le cose che saranno da essi segnati possano risplendere della stessa santità di Dio, che per un dono mirabile del suo amore ha voluto che nei segni sacramentali si rinnovassero misticamente gli eventi della storia della salvezza. Ci sediamo. Afferma la Presbiterorum Ordinis al numero 7. I vescovi, grazie al dono dello Spirito Santo che è dato ai presbiteri nella sacra ordinazione, hanno in essi dei necessari collaboratori e consiglieri nel ministero e nella funzione di istruire, santificare e governare il popolo di Dio. Con queste parole il decreto conciliare, Presbiterorum Ordinis, descrive la forma comunionale del ministero apostolico del vescovo e del suo esercizio nella Chiesa locale. Il vescovo, infatti, ha come collaboratori e consiglieri necessari, precisa il concilio, i presbiteri, e questo grazie al dono dello Spirito ricevuto nel sacramento dell'ordine. Alla luce di questa natura comunionale del ministero apostolico, il codice di diritto canonico prevede, al canone 475, in ogni diocesi il vescovo diocesano deve costituire il vicario generale affinché con la potestà ordinaria di cui è munito presti il suo aiuto al vescovo stesso nel governo di tutta la diocesi. E il canone 476 aggiunge: ogni qualvolta lo richieda il buon governo della diocesi, possono essere costituiti dal vescovo diocesano anche uno o più vicari episcopali. Nonostante i pochi mesi del mio ministero ambrosiano e nella misura consentita dalle mie forze, con l'aiuto del Consiglio Episcopale e dei decani, ho conseguito una iniziale conoscenza del presbiterio. Ho voluto inoltre, per onorare la forma sinodale della vita della Chiesa e per farmi carico dell'eredità che i miei predecessori mi hanno consegnato, ho voluto avvalermi del compito di consiglieri proprio dei presbiteri, attuando un'ampia consultazione tra non meno di 200 sacerdoti della nostra arcidiocesi,
ai quali ho aggiunto taluni religiosi, religiose, diaconi e laici. Sono confortato oggi dal fatto che tra i nomi segnalati da questa consultazione figurano tutte le persone che ho scelto come i miei più diretti collaboratori. Ho così maturato le nomine che ora vi annuncio, che si limitano al VEZ, al vicario generale e ai vicari episcopali di zona. Dico subito che, come vi è già noto, le nomine che sto per annunziare diverranno effettive solo dal giorno 29 di giugno, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Nel frattempo gli eletti saranno introdotti al loro compito dai predecessori, che restano in carica a tutti gli effetti fino al giorno della loro scadenza. Pertanto fino a quella data ad essi e non ai nuovi dovrete continuare a rivolgervi. A quelle che oggi annuncerò potranno seguire man mano altre nomine necessarie o opportune. Nominerò vicario generale Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, vicario episcopale della zona pastorale 1 Milano, Monsignor Carlo Faccendini. Vicario episcopale della zona pastorale 2, Varese, Monsignor Franco Agnesi. Vicario episcopale della zona pastorale 3 Lecco, Monsignor Maurizio Rolla. Vicario episcopale della zona pastorale 4 Ro, Monsignor Giampaolo Citterio. Vicario episcopale della zona pastorale quinta Monza, padre Patrizio Garascia. Vicario episcopale della zona pastorale 6 Melegnano, Monsignor Franco Carnevali. Vicario episcopale della zona pastorale settima Sesto San Giovanni, Sua Eccellenza Monsignor Carlo Redaelli. Sono certo di interpretare i sentimenti di voi tutti nel manifestare pubblicamente fin da ora il grazie di tutta l'Arcidiocesi e quello mio personale a tutti gli attuali membri del VEZ, da Sua Eccellenza Monsignor Carlo Redaelli ai vicari episcopali di zona, per il loro fedele e generoso servizio alla nostra Chiesa. In particolare li ringrazio di tutto cuore per la cura con cui stanno assistendo fin dall'inizio il nuovo arcivescovo in questi primi mesi. Questa cura generosa, intensa e leale è stata per me un esempio di autentica dedizione ecclesiale. Quanto prima comunicherò le loro nuove destinazioni. La nota sensibilità ecclesiale del clero ambrosiano mi fa sicuro della pronta accoglienza e della cordiale collaborazione che voi tutti con le vostre comunità riserverete al nuovo vicario generale e ai vicari episcopali di zona. Viviamo
questo momento nello spirito profondo della sacra potestas, che è spirito di umile forza di comunione, dell'essere presi a servizio. Non ha l'ottica che spesso assume il potere mondano. Viviamolo in questo spirito. Invoco su tutti loro la protezione della Beata Vergine Maria, di Sant'Ambrogio, di San Carlo, perché possano svolgere il loro compito di collaboratori dell'Arcivescovo in spirito di fede, di obbedienza alla Santa Chiesa. In questo momento voglio anche rinnovare il mio affetto collegiale nei confronti del Cardinal Dionigi, che come tutti potete constatare sta continuando la sua preziosissima collaborazione alla nostra grande Chiesa, e con tutti voi porgo da qui i sensi del mio affetto collegiale, del mio augurio pasquale al Cardinal Martini, che pure ci segue. Eppure segue con indomita forza il nostro cammino. Ringrazio di cuore i vescovi di origine nostra che vivono tra di noi e accogliamo tutti con particolare gratitudine il ritorno di Sua Eccellenza Monsignor Renato Corti in mezzo a noi. Immedesimandoci con la Pasqua di Nostro Signore, opera di salvezza per noi, per tutti i battezzati, non dimentichiamo mai i battezzati, sono la stragrande maggioranza del nostro popolo, per gli uomini e le donne che vivono in questa benedetta terra ambrosiana, ci prepariamo allo straordinario evento del 7° incontro mondiale delle famiglie, che aiuterà la nostra pastorale ordinaria, se lo viviamo bene, e vedrà tra noi la presenza del Santo Padre. In modo speciale rivolgiamo il nostro augurio e la nostra preghiera per tutti i nostri carissimi confratelli che non hanno potuto essere qui, soprattutto per gli anziani e per gli ammalati, che mi mandano moltissimi segni di comunione e di solida fraternità a tutto il presbiterio. E siccome l'ordine sacro lascia un carattere indelebile, oggi preghiamo anche per tutti coloro che hanno ricevuto il sacramento e hanno lasciato il ministero presbiterale. Vi prego di portare in tutte le vostre comunità l'augurio dell'Arcivescovo, di tutti i suoi collaboratori, in modo speciale ai bambini, agli anziani, agli ammalati, a quanti sono nell'ombra della morte, ai più poveri, ai più bisognosi. Stiamo vicini alle sofferenze dei nostri giovani e delle nostre famiglie per la difficoltà di lavoro e ringraziamo la bella schiera dei ragazzi che non solo oggi sono venuti fin qui, ma che negli incontri che stiamo effettuando mostrano un'apertura grande di cuore verso la bellezza della sequela di Cristo come strada per una umanità piena. Di tutto questo ringraziamo il Signore mentre ci affidiamo alla Santissima Vergine Maria, nostra patrona. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dire il sol,
benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.